di chi perde nella storia manca spesso la memoria. Se qualcuno è ricordato è perché fu condannato come vile delinquente o nemico della gente. Solo chi fu super forte sopravvisse alla sua morte, come fece Gesù Cristo, che morendo da sconfitto dimostrò all'uomo storto che chi perde non ha torto, se combatte per amore di chi soffre e di chi muore per la fame e per gli stenti provocati dai potenti. Ma chi vince fa la storia e trasforma la memoria della massa dei perdenti in banditi o delinquenti. Penso a quel Bruno Giordano che, sfidando il Leviatano, dalla bestia trionfante fu ammazzato da brigante. Delle donne torturate come streghe, poi bruciate, scorre ancora molto sangue e ha il colore del brigante. Io lo so che prima o poi toccherà di certo a noi chiedere scusa ai neoperdenti che sfidarono gli innocenti. Sento infatti un dubbio strano, ma profondamente umano, ed è questo. Dunque i santi sono simili ai briganti? Il confronto è irriverente, immorale, impertinente? Forse no, perché fin quando sono segni del comando la ricchezza e la violenza, l'egoismo e la demenza, in qualunque società priva della libertà non c'è posto per i santi, e i ribelli sono briganti.